l'impegno che Dio ha dedicato all'uomo dimostra la sua essenza di amore per il genere umano. Mentre ogni singola azione dell'uomo nei suoi confronti dimostra la sua essenza di affezione per la verità e la sua opposizione a Dio. In ogni momento Dio si interessa di tutti coloro che lo hanno seguito. Eppure in nessuna circostanza quelli che lo seguono sono in grado di accettare le sue parole. Non sono nemmeno capaci di accettare i suoi suggerimenti. Questo è ciò che rattrista Dio più di ogni altra cosa. Nessuno è mai stato in grado di capirlo, e ancora più nessuno è mai stato in grado di accettarlo. Anche se il suo atteggiamento è sincero e le sue parole sono gentili, tutti cercano di fare il lavoro che Dio a loro ha affidato secondo le proprie idee. Non cercano le intenzioni di Dio, tanto meno chiedono cosa Egli richiede loro, e si sostengono ancora di servirlo fedelmente. Al tempo stesso si ribellano contro di Lui. Molti credono che non sono capaci di praticare, non siano verità. Per questi uomini le verità di Dio diventano qualcosa da negare e abbandonare. Lo riconoscono come conoscono come Dio a parole, ma al tempo stesso lo considerano anche un estraneo che non è la verità, la via o la via.